Ragazzuoli, benvenuti, bentornati. Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap. Quest'oggi giornata di novità, anche se in realtà siamo proprio totalmente, anche per la versione global, in area di novità, perché è stato anche annunciato un nuovo Dokkan Now che probabilmente seguiremo insieme. Vi terrò aggiornati comunque. In realtà no, credo di potervi già aggiornare in questo momento, perché sono andato a controllare quando ci sarà il Dokkan Now e pare che la trasmissione, o meglio, sarà in realtà un video, non una live, ci sarà il 16 marzo all'incirca fra le 6-7-8 del mattino. Insomma, devo un attimino calcolare bene col fuso orario. Quindi lo vedo un orario abbastanza proibitivo. Quindi mi sa che non lo seguiremo insieme, purtroppo. Per il resto, come potete vedere a schermo, abbiamo nel card test la possibilità di andare a provare la nuovissima LR free to play, e lo si vince anche dal costo, come potete vedere 99 sulla carta. Nuova LR free to play, a quanto pare mi risulta essere il nuovo reward, ovviamente, del torneo praticamente, ok? Dovrebbe essere la reward della local del torneo. Come potete vedere, Demon King Piccolo, Piccolo Daimao, come volete chiamarlo, insomma, Grande Mago Piccolo, LR. Allora, l'artwork è stupendo. Possiede anche una trasformazione che poi andremo a vedere. Altro artwork veramente fantasmagorico questo qui, bello, bello, bello. Purtroppo, essendo una reward torneo, non bisogna aspettarsi chissà che. Anzi, forse il grosso della bellezza di questo personaggio risiede veramente all'interno dell'artwork. Però, andiamolo a leggere giusto due secondini, anche perché è molto molto semplice. Allora, la leader skill secondo me è approvata, perché abbiamo Terrifying Conquerors, praticamente la leader skill di Cooler. Chi più 3, HP attacca e difesa, 120%. Ce l'ha anche già la Cooler Army, va bene, ma questo è comunque free to play, quindi meglio così, insomma. Raise Defense per un turno, va bene con la 12 key in mente. Greatly Raise Defense, sempre per un turno, tramite la 18 key. Attenzione, attacco più 6000 in passiva per ogni sfera ottenuta. Ok, quindi per ogni orb. Riduzione del danno del 50% quando 5 o più sfere vengono prese. E, attenzione, cambia randomicamente le orb di un certo tipo, escluse le tech ovviamente, in tech. Ed in più ottiene la trasformazione che quindi gli restituisce, come potete vedere, la giovinezza. Allora, leggetela bene questa qui, anzi, ascoltatela bene, perché è brutta veramente come condizione. Ma comunque c'è un leggerissimo spiraglio di luce, ok? C'è giusto quel piccolo barlumetto di luce. Si attiva la trasformazione o a partire dal settimo turno, dall'inizio della battaglia, tremenda, tremenda, oppure se c'è contro un DB Saga, un World Tournament oppure un Dragon Ball Seekers. E ciò mi duole dirlo, ma questa condizione di trasformazione non fa altro che fotografare in pieno la carta, cioè ci prende pienamente quella condizione di trasformazione e la rilega purtroppo all'interno di un tier in realtà molto molto basso. Cioè la carta è carina in sé, è comunque free to play, quindi ragazzi, può far cacare quando vogliamo, ma ricordiamo che è comunque una carta che ci viene regalata, quindi più di tanto non è che bisogna in realtà lamentarsi. Però rilega sicuramente la carta all'interno non tanto di un tier basso, ma di un tier basso proprio a livello di eventi, perché possiamo attivare la trasformazione in tutta facilità soltanto nel momento in cui... Aspettate un attimo qui, allora fatemi... Sì, va bene, dai, va bene così. Dicevo, possiamo attivare la trasformazione immediatamente, poi lo vedremo perché sì, apparirà all'interno del prossimo turno il Grande Mago Piccolo. Possiamo attivare la trasformazione senza passare tramite quei 7 turni soltanto se abbiamo contro o un DB Saga, o un World Tournament, o un DB Seeker. E purtroppo queste categorie non hanno, almeno da ciò che ricordo in questo momento, non hanno alcun evento particolarmente importante, ok? Probabilmente... No, non mi sembra di ricordare nulla. Probabilmente ci sarà qualche road, ok? Ma per il resto c'è veramente, veramente poco utilizzo per quanto riguarda questo personaggio. Cioè, a parte che comunque si va ad inserire all'interno, come potete vedere, magari del DB Saga, che è di per sé un team for fun. Cioè, dispiace, ha un comunque un category leader molto carino, nei limiti, che però comunque ha un team dietro molto molto for fun.
E lui, come potete vedere, all'interno di questo team può fittare abbastanza bene, soprattutto se messo al fianco del grande mago piccolo STR, come se eccolo qui, per l'appunto, del grande mago piccolo STR. Può stare abbastanza bene all'interno del turno, ma per il resto è un team for fun. Tra l'altro, come potete vedere, ho inserito anche il nuovo Jackie Chan, che dovrebbe essere praticamente la nuova, credo, SSR presente all'interno del Banner World Tournament. Ed è molto carino questo qui, caspita, è molto carino perché abbiamo un attacco e difesa più 130%, a prescindere. E attenzione, chi più 2 ed attacco più 20% ai Kamehameha Category. E vuoi buttarlo il buff? Certo che no. Quindi, come potete vedere, abbiamo praticamente trasformato immediatamente, abbiamo bypassato i 7 turni del grande mago piccolo, ma solo perché sono entrato all'interno del Dokkan Event di Goku Kid. Al di fuori di questo evento, ragazzi, ve lo dico, purtroppo ci sarà veramente veramente poco per cui sfruttare questa trasformazione. Che comunque, nel frattempo che lanciamo un attimo gli attacchi, andiamo anche a leggere. Allora, cerchiamo di prendere quante più orb possibili. Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, mi sembra che... sì, va bene, prendiamone 7. Quindi in teoria, allora, noi qui, avendo trasformato il grande mago piccolo, abbiamo un cambiamento leggero nel personaggio. E cioè, greatly raises attack e defense, questa volta in 18 kill, vabbè. Ed abbiamo, attenzione, attacco più 6666. Ok, vediamo un attimo. Beh, 2 milioncini. Ability full. Ability full, attenzione, questo qui non sarà comunque semplicissimissimo, almeno nel primo subito da ottenere. Quindi attacco più 6666 per orb prese, riduzione del danno del 66% per 5 turni dalla prima apparizione. Carina come cosa. Ed in più, riduzione del danno ricevuto ancora del 50% dopo 6 turni che sono passati dalla sua prima apparizione, quando li colleziona 6 sfere. Quindi praticamente mantiene la stessa identica riduzione del danno della versione vecchia, quindi della versione non trasformata. Ma attenzione, post turni in cui praticamente ha la riduzione del danno attiva del 66%. E noi sinceramente ci teniamo quella lì del 66% tutta la vita. Quindi ragazzi, il personaggio, come vi dicevo, è carino, cioè nei limiti del free to play è carino. Il problema è, secondo me, veramente di questo personaggio l'utilità. Sinceramente non è che ne abbia più di tanta, anzi non ne ha quasi. La cosa veramente bella, ve lo ripeto, sono gli artwork, in realtà sono gli artwork, quello sì. La carta a tutto tondo comunque è, ripeto, nei limiti del free to play, mediamente carina, perché abbiamo questo, ok, 63.000 di difesa a full ability, va bene, che può sembrare poco, ma in realtà è molto, perché noi abbiamo attivo, ricordiamolo, per i primi 5 turni, dalla sua apparizione, quindi no, proprio dalla sua apparizione, per i primi 5 turni abbiamo comunque una riduzione del danno del 66%, che non è poco, non è poco. E poi abbiamo questa rotazione, che sinceramente è carina, cioè... ci sta, grande mago piccolo qui finalmente, forse, ecco, questa è la sua vera utilità all'interno del team di Bisaga. Forse veramente grande mago piccolo STR, che è una signor carta, secondo me molto molto interessante e carina, come vedete, ottiene finalmente un'utilità. Purtroppo mi dispiace che non ci ha fatto vedere quell'altro attacco, però ragazzi, per il resto la carta è questa qui. Cioè c'è veramente poco altro da vedere. Il danno l'abbiamo visto, può fare sicuramente di più in base alle orb che prendete. O più orb prendete, lui più aumenta l'attacco. Ovviamente è un attacco comunque che viene aumentato flat, quindi non ha alcuna percentuale. E già questo è un limite per la carta. Quindi non potrete aspettarvi mai chissà quali valori da questo PG, ecco. Per il resto però, vi dicevo, per essere una free to play, è carina almeno dal punto di vista solo della carta. Degli artwork è stupenda. Dal punto di vista della carta è carina, tutto tondo. Attacco mediamente buono, medio-basso, di medio-basso livello, mettiamola così, che però per essere un free-to-play, diciamo che è di medio, se non medio-alto livello, anzi diciamo medio. Ed in più quella riduzione del danno, sinceramente, lo rende veramente un PG bello compatto. Poi in rotazione col grande mago piccolo STR. Tanta roba, quindi sì, in totale fa cagà, perché no? Ma è bella. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere se il personaggio vi piace, se vi ha convinto, se non vedete l'ora di, insomma, di andarlo a recuperare all'interno del torneo. Io sì, ma no. Mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video.